collegare degli accessori esterni che comunque costano parecchio, che sono dei trasmettitori wireless, dei trigger che permettono di utilizzare l'app. Fermi. Credo di aver fatto un discorso un po' confuso, anche un pochettino tradito dalla traduzione sul sito originale di Nanolight, quindi facciamo chiarezza. Qualche tempo fa ho rilasciato un video dedicato al Nanolight PavoTube 2, dove ho parlato di tutte le sue caratteristiche. Ve lo lascio linkato qui sopra, ve lo potete guardare. E ho detto qualcosa che non è correttissima, perché è vero che esistono degli accessori costosi di Nanolight, ma è anche vero che causa anche la traduzione del sito. Perché, ragazzi, nel momento in cui io vado a studiarmi le specifiche tecniche e leggo che non c'è la possibilità di collegarlo via app remota direttamente, allora mi confondo un attimino. Preso dalle mille cose, non mi sono reso conto che effettivamente questa opzione c'era. E questo video nasce proprio con quell'esigenza, quella di correggere il tiro di quel video, oltre che quella di presentarvi le funzionalità dell'app di Nanolight, che portano veramente l'utilizzo di questa luce su un livello successivo. Sorvolando su tutto il discorso della qualità della luce, perché tanto non è una recensione del PavoTube, andiamo a vedere quindi le funzionalità di quest'app, che sono veramente strabilianti. Nel momento in cui avviamo la nostra app, ci viene chiesto di fare il login, quindi se non abbiamo fatto ancora un account, ci verrà chiesto di fare un account appunto sul sito della Nanolight, cosa normalissima, cosa che va fatta perché comunque questa è la filosofia di Nanolight. È totalmente gratuito, è velocissimo, arriva un codice di conferma che vi permette di essere subito collegati con il vostro account Nanolight, e fatto questo possiamo accedere finalmente alla nostra app. Fatto l'accesso, apriamo la sezione personale e notiamo subito che ci viene richiesto di creare una nuova scena o un nuovo gruppo di scene. Ecco, l'app di Nanolight funziona così. Ha la possibilità, e questo forse è un po' un limite, però comunque va bene per quello che offre l'app, di lavorare soltanto su scene specifiche. Quindi anche se usiamo una sola luce, dobbiamo comunque creare una scena. Per cui niente di più semplice, clicchiamo sul più e creiamo la nostra scena, che nel nostro caso, per una questione di grande fantasia, chiameremo PavoTube 6 e la creiamo. Semplicissimo. Una volta creata la nostra scena, clicchiamo di sopra e attiviamo la possibilità di inserire appunto delle luci in questa scena. Clicchiamo sul più, niente di più semplice, via Bluetooth. Lui subito trova le luci attive, quindi comunque devono essere accese ovviamente. Selezioniamo la spunta, done, aspettiamo qualche istante e voilà, la nostra luce è collegata. Piccolo consiglio: cercate di fare questa operazione la prima volta con la luce carica al massimo. Questo perché ho fatto un tentativo con la luce quasi completamente scarica, con poco meno di una tacchetta di carica, e a volte si collegava, a volte no, si scollegava, perdeva la connessione oppure si spegneva perché si consumava in maniera definitiva. Insomma, è stato un pochettino una rottura all'inizio, però poi ho capito che evidentemente questa connessione, per come è fatto il sistema, richiede molta più batteria, per cui cerchiamo di fare attenzione a questo, ovviamente ricordandoci che, se avete visto la recensione lo dovreste già sapere, mattacchioni che non siete altro, la luce può funzionare comunque anche collegata alla corrente. Arrivati a questo punto, niente di più semplice, attiviamo la nostra luce da questo loghetto qui della lampadina, molto ovvia come cosa, e la luce, voilà, si accende. Clicchiamo sulla scritta e apriamo tutte le opzioni di questa lampada. Per prima cosa vediamo la CCT mode, cioè la versione classica, dove ci permette di cambiare l'intensità, che abbassiamo subito, temperatura colore, che va da 2700 a 7500 gradi Kelvin. In questo caso ovviamente, se cambiate la luce, cambierà anche questa opzione, e poi le dominanti sulla luce. Niente di più semplice, abbiamo la possibilità di creare un standby da 2 secondi, lo riattiviamo, e poi abbiamo la sezione dei colori. Andiamo sul nostro wheel, dove possiamo cambiare il colore manualmente, spostarci in tutta la gamma di tonalità RGB. Ovviamente abbiamo la possibilità di modificare l'intensità e la saturazione, quindi il contrasto di questa nostra luce colorata. Ma la funzione figa, che porta veramente su un altro livello quest'app, è quella della fotocamera, che ci permette di prendere, che ne so, la concorrenza, prendere un colore specifico con la fotocamera,
fotografarlo, fare done e voilà, abbiamo il cambio del colore. Tanta roba. Facciamo un'altra prova solo perché è figo. Andiamo per esempio sull'incarnato di questa mia foto e clicchiamo done. E come potete vedere cambia subito il colore. Possiamo poi aumentare la saturazione o spostarci lo stesso. Andiamo poi alla sezione degli effetti, dove troviamo tutti gli effetti selezionabili singolarmente e modificabili per intensità, temperatura, ciclicità, piuttosto che ulteriore aggiunta, quindi modifica dell'effetto, oppure possiamo selezionarli dal menu a tendina e vale la stessa cosa spostarci per esempio dalla visione a temperatura, quindi luce normale, caldo fredda che sia, alla luce RGB. E via dicendo. Ultima sezione, quella dei preset, dove ovviamente ora non c'è niente perché l'abbiamo appena installato, ma se per esempio andiamo a fare un violetto, tac, così, e clicchiamo sul cuoricino, mettiamo Zuzzurelloni, che è importante anche che sia un nome idoneo, Zuzzurelloni, ve lo dedico questo preset, facciamo done, conferma, e abbiamo salvato il nostro preset che ritroveremo, manco a dirlo, nell'area preset, Zuzzurelloni. Enter, la luce va in quella posizione, ovviamente noi possiamo modificare, andare che ne so su questo arancione molto leggero, poi torniamo su preset e torniamo ad essere Zuzzurelloni, quindi niente di più semplice e immediato. Bene cipollini, questa era una veloce recensione dell'app di Nanolight, spero che possa essere utile, mi scuso perché l'ho utilizzata come diciamo rimedio, come toppa a una castroneria o comunque ecco a una cosa poco chiara che avevo detto nella recensione del PowerTube 6 2C, nomi comunque che fanno girare la testa, ma spero comunque di aver dato un contenuto utile per quanto volante a tutti quelli che utilizzano luci della serie Nanolight e magari, visto che sul sito è poco chiara questa cosa, non sapevano ancora della possibilità di connessione via Bluetooth con il telefono. Questa cosa veramente porta queste luci, che sono già di livello super professionale altissimo, le porta ancora più in alto se possibile come livello, e questo veramente apre nuovi mondi, nuove frontiere per tutti quei videomaker che hanno necessità molto complesse con gli schemi luce che hanno sul set o comunque nelle situazioni a volte anche un po' borderline in cui noi videomaker ci troviamo mattacchioni che non siamo d'altro a lavorare. Io vi ricordo che mi trovate anche su Instagram, mi cercate Maurizio Albanese Filmmaker, da poco anche su TikTok Maurizio Albanese Creator, sempre la fantasia nei miei nomi raggiunge apici bam 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 proprio. Vi ricordo che se non l'avete ancora fatto mi potete seguire, iscrivervi al canale, attivare la campanella e dirlo ad amici e parenti da tutto il globo terracqueo. Alla fine di questo video vi lascio una playlist Universo Luci dove ho raccolto un po' quello che è il mondo delle luci per videomakings and photographies, che mi piace parlare in maragano. Noi ci vediamo in un prossimo video spettacolare e tanta roba ragazzi, ci vediamo là, ciao cipollini.